cominciando dal posto. Visto che siamo ospiti di Pescara, io chiederei al sindaco Barbara Sarelli di prima fila di dirci qualche parola di saluto e di benvenuto. Dopodiché avremo Maurizio Di Nicola, che presidente della commissione di bilancio della regione Abruzzo, e Silvio Mogucci, che invece è l'assessore alla sanità e al bilancio, sempre della regione Abruzzo. Prego, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Stamattina si è svolto in quest'aula una seduta abbastanza interessante del Consiglio Comunale, però ho come idea che questo colpo d'occhio sia leggermente più stimolante, con tutto naturalmente il rispetto per le sedute del Consiglio Comunale, perché oggi è un pomeriggio sicuramente particolare. Lo diceva prima il direttore Tedeschini, non è usuale avere un, diciamo, un tavolo di relatori di cotanto livello. Io infatti penso a cotanta scienza, mi sento quasi imbarazzato, ma come padrone di casa naturalmente non posso esimermi da svolgere qualche considerazione. In primo luogo desidero salutare affettuosamente l'autore Giancarlo Elia Valori, il quale, beh, insomma, non è che abbia bisogno di molte presentazioni, uno fra i maggiori manager italiani del centro universitario, insomma, uno stimato osservatore della situazione politica ed economica, diciamo, internazionale, che insomma in qualche modo, con il quale in qualche modo ho dei legami che risalgono ai tempi di mio padre, quando lui era già a cambio di via Valore. In qualche modo mi fa davvero piacere di, insomma, di vederlo qui a parlare di cose così, così importanti e così significative, a parlare in primo luogo di salute, il diritto alla salute che la nostra Costituzione, l'articolo 32, insomma, sancisce come fondamentale diritto dell'individuo. Poi la salute e i riflessi demografici sostanzialmente, i suoi legami con i processi globali di trasformazione, considerando appunto come la popolazione cresce, arriva sino a 7 miliardi di unità, e che è la popolazione che fra il 1800 e il 92 si è sestuplicata. Immaginate quali sono le sfide del domani. Anche notazioni circa il fatto che la creazione di un farmaco è un processo complesso, è un processo che involge riflessi politici, riflessi economici e riflessi culturali. E poi rifletto anche sul fatto che con Ebola alle porte, insomma, cresce la paura delle malattie, anche se sappiamo che esiste un capillare mondo medico-scientifico che ogni giorno erige nuove palizzate, nuove barricate contro l'avanzata di virus e di batteri che contagiano l'umanità. E di tutto questo ci parla l'autore, che racconta con dovizia di particolari le tante lotte svolte dall'uomo per garantire la salute e, cosa non meno trascurabile, naturalmente i complessi meccanismi sociali in cui si muove appunto la geopolitica della salute. Io mi approssimo dunque ad assistere con attenzione a questo dibattito, mi dividerò anche in un palazzo cospicente questo comunale, in quanto c'è anche lì un passaggio politico significativo, si insedia la nuova provincia, quindi mi piace pensare alla vivacità culturale che sempre più frequentemente riscontro nella nostra città. E quindi buon dibattito a tutti e buonasera. Grazie, sindaco. Allora, io chiamo Maurizio Di Nicola, che è il presidente della commissione bilancio della regione Abruzzo. Prego, consigliere Di Nicola. Un caro saluto a tutte e a tutti gli intervenuti. Quando il presidente Di Alfonso mi ha invitato a portare questo saluto in una veste nuova di consigliere regionale e di presidente della commissione bilancio, ho subito avvertito il bisogno di dire un grazie sincero, perché mi lega al professor Giancarlo Di Valori, se non una conoscenza personale e familiare, quella che ha avuto la fortuna di avere insieme con Alessandri, ma mi lega, diceva il professor Giancarlo Di Valori, un legame affettivo particolare dovuto al fatto che fino a qualche mese fa sono stato sindaco della città di Pescina, e la città di Pescina ha tra i suoi cittadini onorari il professor Giancarlo Di Valori. Da lontano, ormai anno 2002,
per una ragione che in qualche modo si ritrova anche questa sera in questa sala così tremenda, che probabilmente è così tremenda perché lo spessore culturale e scientifico delle ricerche condotte dal professore lo ha reso noto non solo in territorio nazionale ma anche, se vogliamo, soprattutto in territorio internazionale. E l'Accademia di Scienza dell'Istituto di Francia lo ha premiato l'anno scorso con il titolo di onorario, che prima del professor Giancarlo De Valori era stato riconosciuto ad un altro unico italiano, che era il cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nato appunto a Pescia e che costituisce vanto, a mio avviso, non solo della nostra piccola comunità pescinese, ma di tutta la regione Abruzzo e dell'Italia intera. Quindi nel 2002, in occasione del quadricentenario della nascita del cardinale Mazzarino, la nostra comunità conferì al professore la cittadinanza onoraria. E allora questa sera vengo per due ragioni: la prima affettiva, per testimoniare la presenza e la vicinanza al nostro concittadino, per rinnovare l'invito a tornare presto a visitarci a Pescina, e soprattutto perché no, per studiare, perché la prima commissione di bilancio della regione Abruzzo è chiamata, come tutto il consiglio regionale, come la regione Abruzzo in questo momento in cui siamo ancora commissariati in materia di sanità, a porsi le ragioni di una nuova programmazione, gli obiettivi della nuova programmazione, e il libro che oggi viene presentato, che devo dire al professor Pagoli, perché me l'abbia fatto copia qualche ora fa, avevo già letto perché me ne ero procurato una copia per vedere in qualche modo istruito su quello che era il tema della serata, è un libro che è utile anche a noi amministratori regionali. In un passaggio del libro il professor Diavalone ne fa cenno di come troppe regioni italiane siano commissariate in materia di sanità e come una lettura più ampia della sanità possa aiutare anche il legislatore regionale a programmare in modo più accorto la spesa della risorsa pubblica per garantire la sanità del futuro. Allora siamo qui realmente per raccogliere questa lezione formativa a noi amministratori regionali e non mi resta altro che ringraziare lei per questa occasione che offre all'Abruzzo di crescita, il presidente D'Alfonso che in questo suo periodo di nuovo impeto amministrativo nella nuova veste di presidente della regione coltiva queste iniziative con grande passione, perché intende appunto unirci anche degli strumenti cognitivi per farci affrontare consapevolmente la veste di amministratori regionali, e un saluto anche agli illustri relatori che qualche modo ci faranno capire perché poi dietro alla lettura della sanità che ci offre il professor Valori attraverso interventi che arrivano dagli scenari dell'economista, del giurista, insomma un panorama che credo ci terrà tutti seduti con grande attenzione in questa serata. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie Presidente. Allora, a proposito del legislatore regionale, l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, che ho intervistato prima, non c'è, è dovuto scappare. Allora direi che cominciamo sicuramente a parlare del libro. Io darei per primo la parola all'avvocato Francesco Corpo, appunto avvocato distrettuale dello Stato di Milano. Prego, avvocato. Grazie. Io cercherò di essere possa coprire un po' tutte le tematiche che si aprono in questa fase, dalla lettura di questo libro. Devo dire, sono rimasto veramente sorpreso, sono abituato a leggere le cose del professor Valori, lo spessore di animo e la vastità delle problematiche che linea di sé. Ma questa volta devo dire che quello che lui mi ha colpito e che mi ha dato la chiave di lettura di quello che è un fenomeno al quale tutti quanti noi siamo inevitabilmente costretti nei momenti della nostra vita, o per vicende personali, per vicende dei nostri cari, siamo costretti a confrontarci. E noi la malattia è un accadimento, abbiamo sempre pensato che un accadimento così accidentale, un evento straordinario che si inserisce nel ciclo della vita di ognuno di noi. Un accadimento che è destinato ad avere le sue ripercussioni nell'immediato,
in una sfera, diciamo, abbastanza contenuta, limitata, che è quella della diretta interessante dei suoi familiari, dei suoi amici. Ecco, è una cosa che ci succede, che ci capita e con la quale ci dobbiamo poi alla fine confrontare. No, questa volta, dopo questa lettura, io sono rimasto impressionato da due parole che sintetizzano poi il senso di questa pubblicazione. Ogni malattia, dice a un certo punto il nostro autore, è un'alterazione del tessuto culturale, sociale, politico, psicologico, qualunque sia la causa che ha prodotto i sintomi. Questo cosa significa? Significa che la malattia non è una cosa di Francesco Cocco e dei suoi familiari, o del servizio sanitario che poi deve alla fine aiutare a risolvere questo problema. La malattia è un fatto che investe la vita stessa dell'uomo, anche quando essa non è presente, non si manifesta. In altri termini, vedere correlarsi con la malattia come un evento, ripeto, di ordine straordinario, estraneo all'ordinario svolgimento della vita, e quanto di più sbagliato ci possa essere, perché la malattia è solo il segno, il sintomo di una realtà molto più complessa che investe i modi di organizzare la società, che investe gli stili di vita delle persone, che investe le abitudini alimentari, che investe la ricerca scientifica che deve dare sempre delle risposte man mano che si evolve il quadro, perché poi la malattia in realtà è, come dire, è l'altro lato della medaglia della nostra esistenza. Questa consapevolezza che mi è venuta dalla lettura, sia pure anche affannata, perché è ancora presto di stampa il libro, quindi non abbiamo avuto ancora il tempo di metabolizzare queste riflessioni. È un discorso che investe non soltanto l'operatore tradizionale di questo settore, ma deve e necessariamente deve coinvolgere a tutti i più alti livelli di quello che le intelligenze di una comunità. Perché il quadro che ci delinea il professor Valori non è soltanto quello di un profilo strettamente come mi aspettavo in origine, da una previsione così costruita e fondata su altre letture che tutti quanti noi abbiamo capitato di fare. Ma qui a Isis ci sono delle attenzioni, ci sono delle strategie. Il farmaco è frutto appunto sì, di una ricerca scientifica, ma dietro c'è anche delle spinte di carattere economico, ci sono degli interessi, ma fino a che punto noi siamo certi che, come dire, quello è il prodotto che si costruisce, è un prodotto che deve rispondere a una obiettiva reale necessità, e fino a che punto questo prodotto ha queste certezze, ci dà queste certezze limitate efficacia, limitato intervento, e non riguardare altri profili, altri aspetti che possono essere più complessi, che possono investire proprio le politiche dell'intero continente. Cioè, quindi da questo libro non soltanto gli operatori del settore, ma l'uomo politico, l'amministratore, quale che sia il suo ruolo, il padre di famiglia, l'individuo, deve confrontarsi con tutta una serie di problematiche che vengono sollevate, che riguardano appunto l'incidenza di certe malattie, su certe abitudini che abbiamo contratto, certi bisogni che ci sono stati creati e che hanno dato queste risposte e che devono poi approvare una volta un'ulteriore risposta di tipo farmacologico, ma che poi mettono in conto e a monte un discorso che riguarda un po' anche interessi di carattere più generale, strategico, e su scelte che faranno veramente levare i corsi a chi avrà il potere di poter decidere in queste realtà. E allora la conclusione che vorrei dare è questa, che se cioè noi
questa consapevolezza che essere ammalati non è soltanto aprire una piccola parentesi della nostra vita personale o quella dei nostri familiari, o al massimo incidendo soltanto per profili di carattere economico su, su un bassissimo profilo di carattere politico che è limitato soltanto a chi denuncia quel tipo di malattie. Bene, noi siamo proprio dalla parte più sbagliata dell'approccio nei confronti della malattia. Dobbiamo avere la consapevolezza che questa della malattia ci fa carico di occuparci di tante cose, di come noi viviamo, di come noi ci organizziamo, di come noi intendiamo disegnare la vita nostra e quella delle proprie delle future generazioni, di come noi intendiamo correlarci con le altre popolazioni, facendo ovviamente i conti con tutta una serie di valutazioni che non sono limitate solo ad astratte valutazioni di tipo ideologico e generalizzato, ma che devono essere temperate sotto il maglio, diciamo così, della cruda realtà e della cruda concretezza. Quando io leggo, per esempio, che l'incidenza delle malattie, per esempio, di tipo neurologico, come la depressione, contrariamente a quello che noi si pensa, che non sono particolarmente presenti incidenti nelle società ad alto sviluppo economico, quelle che appartengono, diciamo, ai paesi del primo mondo, ma addirittura sono più presenti nei paesi del terzo mondo, e troviamo anche la spiegazione di tutto questo, che non è soltanto una spiegazione legata al fattore sociologico, alle abitudini alimentari, al contesto, agli spazi, alla condizione della natura, ma è legato anche a fatti genetici con i quali la scienza si deve pur confrontare. Beh, questo mi lascia veramente sorpreso e mi fa capire che magari nei paesi del terzo mondo i problemi non sono quelli di risolvere i problemi della fame o di avere degli adeguati assetti politici e istituzionali che rispondono ai bisogni del popolo, ma devono essere visti in un contesto quasi come dire, più legato a dinamiche che non sono sempre governabili con lo spirito e la voglia del buon amministratore, ma devono essere affrontate con la cruda consapevolezza che certe scelte, certe conseguenze devono accettare la realtà delle cose. E allora che cosa dico? Dico questo libro è interessante pertanto non soltanto per gli amministratori, soltanto perché darà uno stimolo, uno spunto di attenzione per la prevenzione, per evitare, per realizzare giustamente quelle che possono essere delle buone pratiche amministrative, ma è una lettura che dovrà interessare anche i sociologi, dovrà interessare sicuramente gli operatori del settore, i medici, quando danno e prescrivono certe malattie, di medicine, pensando di risolvere certi problemi, non avendo un quadro completo di riferimento che può dare le giuste scelte. Ma io direi che per certi aspetti è obbligatorio questa lettura, sarebbe quasi necessitata anche per chi ha delle responsabilità di carattere familiare, perché da queste letture si possono capire tante cose e devo dire anche i luoghi comuni che noi tante volte ci siamo convinti di poter sostenere e dare la prenatalità, l'influenza della prenatalità sull'assetto di una società, le conseguenze che tutto questo procura, cioè la dinamica politica economica è condizionata, ma a sua volta subisce i condizionamenti che derivano dallo stato di salute della popolazione amministrata, che indubbiamente subisce le conseguenze delle scelte, ma alla fine è essa stessa che determina e condiziona, se ci stiamo ben attenti, quelle che sono poi le scelte che diventano quasi un fatto necessitario e conseguenziale. Ci sono tanti altri spunti, ma io vorrei che se ne occupassero
grazie ai relatori che sono stati scelti appunto molto preziosamente con una gamma di competenze che vanno al di là di quello che può essere la stretta visione diciamo che io ne ho avuto. Pensare per esempio la dinamica per esempio anche della classe dirigente e della formazione della stessa classe dirigente condizionata appunto anche da questi processi, indubbiamente ci dà preoccupazione perché ci fa capire che sono fenomeni molto articolati perché sono interconnessi a tutta una serie di problematiche che non si possono semplicisticamente ridurre alla cura della malattia, al morto e alla scelta della giusta medicina che risponde ai bisogni di quel momento. È davvero una visione strategica e generale, e di problemi di questo genere ce ne saranno tanti, perché non saranno solo i problemi dell'alimentazione, del cibo adeguato, delle giuste risorse di acqua, delle giuste fonti energetiche, ma ci sarà anche una giusta analisi su come noi affronteremo le nuove malattie, le malattie che si evolvono con l'evoluzione dell'organismo e le strategie di carattere economico, democratico che si sono innestate in questa problematica. E quindi concludo dicendo, ricordiamo appunto che ogni malattia è un'alterazione del tessuto culturale, sociale, politico, psicologico, quale che sia la causa che ne ha prodotto i sintomi. Sono solo queste parole che già mi fanno capire quanto sia complessa questa. Allora, grazie a tutti, sono tantissime persone in sala, credo che questo non possa che far piacere all'autore. Io voglio almeno salutare le persone che vengono da Cuore Pescara, il magnifico rettore che sta aperto, il professor Gianluca Marino, questo è tanto, perché è proprio il proposito di tutto il generale, quindi vi facciamo le congratulazioni. Io do subito la parola al professor Savona, al quale vorrei fare, se mi è consentito, una domanda, perché professore, ho sentito più volte l'intervento dell'avvocato Cocco con questa frase facendo i conti, no? Credo che gli economisti ovviamente debbano fare i conti con questi grandi processi. Apparentemente l'Italia è un po' periferia del vero quando parliamo di questa geopolitica globale della salute, ma in realtà questi fenomeni appunto che sono detti prima, l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, influiscono pesantemente anche sui bilanci degli stati. E si ha un po' l'impressione certe volte che gli economisti, coloro che anche governano l'economia dei paesi, giocano un po' in difesa, siano un po' spesso presi diciamo in contropiede per questi grandi fenomeni. Si possono in qualche modo, come diceva adesso l'avvocato, invece prendere il petto, affrontare ragionando a 10 o 20 anni come richiedono queste grandi tendenze? Grazie professore. Il libro Giancarlo Iavaroli spiega esattamente, o dà una risposta, o tenta di dare una risposta a questi quesiti. Negli ultimi 9 anni Valori ha scritto un libro all'anno, ci hai fatto riposare solo nel 2011. 4 di questi libri avevano come titolo, come prima parola del titolo, la parola geopolitica. E allora i problemi di cui lui parla e come io ve li voglio presentare, dividono il problema del meccanismo dell'assistenza sanitaria interna e la collocazione di questo meccanismo nel quadro geopolitico. Quindi sono due cose diverse e inizio dalla seconda parte per farla breve, perché getta le luci proprio sul discorso ce la possiamo fare, riusciamo a mantenere e a sostenere una assistenza sanitaria che abbiamo la sbilanciata rispetto ad altri paesi nel settore pubblico rispetto al settore privato. La realtà è che il mondo nel dopoguerra si è diviso in due blocchi. Un blocco, quello che era chiamato l'area occidentale, è riuscito a darsi una organizzazione di pace e di benessere privato, benessere pubblico, il welfare,
che consentito a tutti i paesi, Italia compresa, di raggiungere livelli di civiltà molto elevati. Libertà ed equità erano, diciamo, uno dei due principi, dei due orientamenti politici di quest'area. Il resto del mondo, in parte sotto la diretta gestione del sistema comunista sovietico o sotto indirette influenze o trascurato come l'Africa, è rimasto molto indietro. Siamo arrivati al 1989, crolla il muro di Berlino, l'attrazione del sistema comunista viene meno, più o meno tutti i paesi, compresi quelli come la Cina, che ufficialmente continuano a dichiararsi paesi comunisti, accettano grosso modo l'economia del mercato, ma soprattutto entrando nel 1995, sei anni dopo la caduta del muro di Berlino, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, entrano a parità di diritti con gli altri. So che la differenza salariale tra questi paesi e questi è difficile da calcolare, ma era il rapporto da 1 a 60, noi avevamo 60 volte il reddito medio di questi paesi. E questi paesi sono entrati nella competizione globale senza avere un welfare, senza avere un regime di assistenza pubblica importante. A questo punto si pone il problema che un meccanismo che ha elementi di, permettetemi di usare questa parola, di incivilità, di scarsa protezione sociale, praticamente costringe i paesi che si erano dati a un livello di civiltà e di protezione sociale elevato a rivedere i propri meccanismi e a rivederli al ribasso. Quindi nasce questo problema che andava governato, non c'è stato verso che sia stato governato. Il capitalismo, che è il sistema sociale che pone l'accumulazione di capitale al vertice della scala dei valori sociali, mentre l'Occidente ha messo al vertice della scala dei valori sociali, come vi ho detto, libertà ed equità, ha prevalso. E quindi ci troviamo in questa situazione. E non voglio indugiare su questo aspetto, ma i ragionamenti che introduce per la sanità il libro di Giancarlo Elia Valori sono ragionamenti di come riteniamo il meccanismo di fronte a una situazione come questa. L'ideale sarebbe che a livello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si decide che la libertà dei traffici deve essere a parità di un livello minimo di attività, di regime di protezione sociale. Questo non avviene, non ne parliamo. Non ne parliamo neanche in Europa. L'Europa dice: se non riesci a mantenere il 3% o il 60% del rapporto debito pubblico PIL, tu devi aggiustare il tuo livello di benessere. O trasferisci, cosa che si sta facendo e che si è fatto lentamente, ma lo sta facendo, parte dell'onere della gestione del sistema sanitario sui privati, oppure tagli le prestazioni sociali. E badate che il sistema sanitario, adesso non voglio dare un suggerimento, altrimenti l'anno prossimo ci troviamo qui con un altro libro, quindi non voglio stimolare la sua creatività, e il problema del meccanismo sanitario si sposa col meccanismo pensionistico. E questo lui lo tratta, lo accende, lo tratti anche. Allora, progressi tecnologici, anzi scusate, permettetemi di dire, miglioramento della cultura sanitaria della popolazione. Progressi tecnologici, gratuità promessa e non mantenuta, promessa, induce a accrescere fortemente la domanda di sanità gratuita, di sanità a carico dello Stato. E questo è un problema che è diventato importantissimo dappertutto. Barack Obama è stato nominato presidente degli Stati Uniti sulla base principale, non esclusiva, della promessa di migliorare il sistema sanitario pubblico. Poi non gli è riuscito, gli è venuta la crisi finanziaria, che è stato, diciamo, un po' sfortunato, però in parte l'ha fatto e però in parte deve anche tornare indietro. Quindi questo è il quadro geopolitico e gli impatti sul meccanismo interno. Nel libro ci sono parecchi riferimenti, io devo concentrarmi su alcuni per annullare la sala, perché è meglio che sentiamo le parole di Valori più che le. A un certo punto c'è una stima, io conoscevo le solite stime, nei bilanci familiari, non quelli pubblici, degli Stati Uniti, che è proprio che ha il reddito
al terzo nel mondo, va bene, l'incidenza della spesa sanitaria è del 18%, che è pari all'incidenza della spesa della nutrizione. Le stime per l'Italia, privata più pubblica, sono circa il 16%, però sul PIL, di cui 8%, 120 miliardi, a carico dello Stato e il resto a carico dell'individuo. Quindi tenete presente che in Italia siamo già 50-50. Le previsioni che ha fatto Giancarlo Di Valori, dice, citando praticamente l'Eurostat, cioè l'ente statistico europeo, che ci sarà un incremento della spesa sanitaria sul PIL, quindi privato più pubblico, da 0,7 fino a 2,3. 2,3 per l'Italia per 100 di PIL significano 35 miliardi. Questa è la tesi. Allora, è chiaro che su questi 35 miliardi la pressione dell'industria farmaceutica è forte, la pressione della pubblica opinione è forte, però è incoerente con l'andamento che vi ho detto di aggiustamento del sistema sanitario pubblico imposto dagli sviluppi geopolitici non governati. Questa è la situazione che noi dobbiamo affrontare. Quindi teniamo presente questo quadro statistico e naturalmente, come sta accadendo, quanto più migliora l'assistenza sanitaria per via, vi ripeto, della cultura sanitaria che migliora, della tecnologia che migliora, ma quanti 10 anni fa facevano la risonanza magnetica, che poi adesso so è a 3.000 cosa, no? 80, cioè è in perfezionamento continuo, mi raccontano i medici, e quindi la gente pretende quella, evidentemente, e quindi chiedi queste cose, e allora naturalmente questa aumenta i costi. Attenzione, che mentre nell'industria, ci saranno gli imprenditori in sala, nell'industria meccanica tradizionale, le innovazioni tecnologiche abbassano i prezzi, nella sanità le innovazioni tecnologiche lo innalzano. Quindi c'è addirittura questa correlazione, positiva. Però quanto più riesci a curare meglio il cittadino, tanto più ti entra in crisi il sistema pensionistico. Ieri sera abbiamo fatto una riunione per commentare il libro di un professore, Giulio Prosperetti, sul sistema pensionistico. Insomma, alla fine abbiamo analizzato da quel lato che cosa succede se a un certo punto tu migliori le prestazioni sanitarie e in particolare se porti a carico del settore pubblico. Io ho partecipato a una riunione di economisti, quindi per cogliere la sua poco velata provocazione, gli economisti degli Stati Uniti, i quali stavano facendo analisi econometriche sulla riduzione dell'età media che avrebbero determinato nelle popolazioni arretrate se smettevano le assistenze sanitarie, tipo, non so, non curiamo l'Ebola, così sistemiamo un po' il problema della pressione della popolazione che cresce. Questo è cinico, però la realtà è che qualcuno questi calcoli li deve fare, da cui non si deve trarre una cosa, perché poi alla fine sono cosciente che se io faccio l'assistenza sanitaria mondiale, va bene, e allungo la vita media della popolazione, o gli do più reddito, oppure alla fine non muoiono di salute, ma muoiono di fame. Quindi, signori, queste cose alla fine le dobbiamo affrontare, e sono questi quattro libri di geopolitica che ha scritto, Giancarlo Di Valori. Allora, che cosa si può fare? Voi sapete che noi abbiamo montato negli ultimi 26 anni, perché il giorno prima di Natale del 78, io lo ricordo con precisione, perché ero a fianco di Guido Carli, la Tina-Anselmi annunciò che nel 78 le crisi erano già scoppiate, perché la crisi del prolifero è iniziata nel 70, l'annuncio che domani abbiamo l'assistenza sanitaria gratuita. Tutti dovevano passare da lì. Anche Gianni Agnelli, anche i locali, chi aveva un reddito aveva il diritto di essere assistito, ma non so, la prima parte era anche la parte della prevenzione, e questo è uno dei punti che tocca molto bene, devo dire, Giancarlo Di Valori, che però se avesse successo ci porterebbe un problema dal lato del sistema pensionistico e ci porterebbe un problema dal lato dell'assistenza per il resto del mondo.
lui appunto propone l'attività di prevenzione, sono d'accordo, l'attività di prevenzione che inizia dalle scuole. Non parliamo se si analizza il DNA di tutti scoprendo le predisposizioni alle malattie. E questo, giustamente, mi sottolinea, farebbe risparmiare, perché la prevenzione consente di risparmiare le prese sanitarie, di avere una migliore incidenza di malattie. Il secondo punto, molto importante, che potrebbe essere uno dei temi principali dell'Expo di quest'anno, è quello che lui chiama, io tra l'altro questo termine non lo conoscevo, che chiama nutrocentrica, invece di farmaceutica nutrocentrica. Credo che questo sia un fatto fondamentale, perché soprattutto arrivata alla mia età, un'alimentazione corretta consente di combattere la glicemia, il colesterolo. Quindi devo dire, la combinato effetto della prevenzione con la nutrocentrica credo che consenta un enorme risparmio. Sono calcoli che dobbiamo ancora fare, non li abbiamo, perché le previsioni dell'Eurostat sono sulla base delle condizioni tecnologiche e delle varie legislazioni odierne. Quindi questa linea di movimento richiederebbe, mi piacerebbe vedere che nelle università si dessero tesi di laurea che consentono una valutazione per vedere se gli aggiustamenti che il resto del mondo ci impone per via della concorrenza incivile di alcuni paesi sui paesi che hanno raggiunto un livello di attività può essere fronteggiata con la prevenzione e con la nutrocentrica. Se riuscissimo a dimostrare questo, avremmo già fatto un bel passo avanti. Ci rimarrebbe un problema che si grazie. Grazie al professor Savone, che veramente si è fatto in pochi minuti una lezione di economia, e che credo dia molti spunti anche al dottor Santoro, che è il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nella terza sezione tratta non a caso i temi che riguardano la sanità e i farmaci. Credo che da questo punto di vista sia un osservatorio abbastanza privilegiato. Prego, professor. Negli ultimi anni me ne sto occupando ancora nel Consiglio di Stato, me ne sono occupato attivamente nell'autorità di vigilanza sui contratti che oggi si chiama ANAC. Ora, io vorrei parlare, dopo discorsi così autorevoli e importanti su tutta la geopolitica, e vorrei parlare del caso Italia. L'Italia è un caso molto particolare per i farmaci, è un caso a sé stante, basta che chiunque di noi si rechi oltre confine, basta andare in Asia, basta andare in Svizzera, basta andare in Italia, e vediamo che i prezzi dei farmaci sono diversi. Ora, questo ha un'incidenza sulla nostra salute, sulla nostra economia? Certamente sì, perché i farmaci sono un prodotto di larghissimo consumo e i farmaci sono indubbiamente dei mezzi di tutela della salute. Con i farmaci non tuteliamo la salute, preveniamo e curiamo le nostre possibili e deprecabili malattie. E la salute è un valore costituzionalmente garantito, quindi il prezzo dei farmaci è fondamentale nella geopolitica della salute, nella geopolitica del farmaco. Il professor Lavori, di cui ho apprezzato enormemente il libro, tratta del problema nell'ultimo capitolo, che lo rimane il capitolo che si chiama non a caso Big Pharma, e ne parla ovviamente come un problema di concorrenza, di trust. Io non mi spiego fino a così avanti, perché so che l'autorità della concorrenza italiana si è occupata anche recentissimamente di concorrenza tra farmaci equivalenti, alcuni magari moltissimo, altri molto meno, con capacità curative identiche. No, io mi voglio occupare di un problema che ho sentito negli ultimi 3 anni, e cioè i prezzi dei farmaci e gli acquisti pubblici, che sono fondamentali. Noi spendiamo 30 miliardi l'anno negli acquisti della sanità tra dispositivi medici e farmaci, e una riduzione consistente di questa spesa attraverso un controllo dei prezzi dei farmaci è fondamentale, se
sia per lo spending, che è uno degli obiettivi di tutti i governi recenti, sia per la fruibilità del farmaco, che come ho accennato è fondamentale per la salute. Quali sono i sistemi che attualmente governano la possibilità di verificare e di controllare gli acquisti dei farmaci? Allora, partiamo dal settore pubblico. Il settore pubblico, come vi ho detto, spende 30 miliardi per questo settore, e una rilevantissima fonte di questi 30 miliardi è proprio dedicata agli acquisti. Ebbene, dal governo Monti, per arrivare poi al passaggio da Letta e poi arrivando alla Renzi, questo problema è stato al centro dell'attenzione. Ci sono delle leggi che hanno governato e controllato in senso radicale gli acquisti di farmaci da parte dei soggetti pubblici, in particolare la legge 98 del 2011 e poi per finire alla legge 66 del 2014 voluta da Renzi. Ora, qual è la filosofia di queste leggi e come queste leggi vengono applicate per governare il prezzo dei farmaci? Queste norme configura un potere dell'autorità indipendente che io ho guidato fino a luglio, adesso è guidata praticamente da Cantone, per verificare il prezzo di tutti i contratti pubblici rilevati attraverso la banca dati dei contratti pubblici. All'autorità arrivano, confluiscono i dati dei contratti di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici, questi dati vengono elaborati, vengono identificati i prezzi di riferimento. L'autorità pubblica periodicamente i prezzi di riferimento. Io nella mia presidenza ho pubblicato già 2 anni fa un primo set di prezzi, di 400 prezzi importanti di farmaci di larghissimo consumo, e attraverso questa pubblicazione il Servizio Sanitario Nazionale ha risparmiato 100 miliardi e mezzo. Non lo dico io, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. Questo, ripeto, non è soltanto un problema di spesa, è un problema di fruibilità del bene. Cioè, se il bene costa il prezzo giusto, lo si comprerà in maggior misura e lo si comprerà con maggiore efficacia. Quindi è fondamentale per la tutela della salute che il prezzo sia identificato nel modo migliore possibile. Per quanto riguarda viceversa i farmaci che vengono venduti nelle farmacie, il discorso è diverso. Il discorso è diverso perché effettivamente vi è un prezzo spesso alterato da problemi che il professor Valori identifica, appunto, problemi strettamente di concorrenza nel capitolo dedicato a questi trust che esistono e affliggono purtroppo il settore, affliggono purtroppo in modo particolare l'Italia. Io ho iniziato dicendo che per i farmaci esiste un caso Italia che ci distingue da tutto il resto d'Europa e da tutto il resto del mondo. Per tutelare questo problema, e qui non c'è altro che ricorrere alle autorità che tutelano la concorrenza, sia quella nazionale sia quella europea. È un braccio di ferro continuo e noi vediamo un organo che tutela questo settore in modo alternato, è nell'Agenzia del Farmaco, che è quell'organo che attualmente governa le autorizzazioni e i prezzi del settore. Devo dire che il settore dei farmaci è per larga parte, me lo confermerà il professor Savona, un settore di determinazione dei prezzi semi-amministrato. Non è amministrato in modo totale, è semi-amministrato perché non mi dilungo i particolari che sono inutili in questo momento, ma è amministrato in modo che sia scontato, subisca degli sconti entro certi range. Quindi possiamo definire un sistema semi-amministrato. Ecco, devo dire che questo sistema semi-amministrato, siccome non ha dato i suoi frutti, perché noi vediamo che il livello medio dei prezzi, basta pensare a quello più elementare, l'aspirina, che è uno dei farmaci di più largo consumo, è sicuramente un prezzo più elevato. Ripeto ancora che è di elementare, facilissima verifica. Uscendo dai confini nazionali, pure andando per esempio alla farmacia del Vaticano, che noi ogni tanto frequentiamo, perché ce l'abbiamo a casa, vedete la differenza di prezzi di farmaci di largo consumo. Questo è sicuramente un grave vulnus del sistema, che io penso che non possa che essere corretto
da un lato con l'intervento delle autorità pubbliche, in particolare l'ANAC, ex AUCD, e in particolare dalla concorrenza. E con ciò concludo il mio intervento. Grazie. Allora, grazie al dottor Santoro. Presidente D'Alfonso, la domanda è abbastanza facile, ma credo che la risposta sia complicata, nel senso che c'è un puzzle che è difficile da comporre, perché qui aumenta l'età media della popolazione. In Abruzzo, in particolare, è un paese in cui le persone di 107-108 anni ormai sono quasi nella normalità, quindi scriviamo tutti i giorni sul giornale. E comunque, aumentando l'età media, chiaramente aumenta la domanda di prestazioni sanitarie. Diceva il professor Salone, ma una cosa secondo me molto giusta, ovvero che questo è l'unico settore in cui l'innovazione tecnologica porta chi investe, cioè in questo caso il servizio sanitario, non dei risparmi, ma addirittura delle grandi spese, perché poi tutti vogliono fruire di queste nuove strumentazioni, macchinari di analisi, terapia, eccetera, che effettivamente chiaramente portano delle migliorie pure anche di patologie gravi. Ecco, a questo punto come si fa a comprimere la spesa? Perché questo che sia, cioè sono punti che alla fine non tornano, cioè comunque voi dovete assicurare uno standard di assistenza anche di qualità a tutti. Abbiamo letto in questi giorni che con il nuovo, diciamo, la revisione di quello che è il patto per la salute richiede ulteriori danni. Come si fa a tornare i conti dando e mettendo prestazioni che siano all'altezza di quello che ha domanda nel 2014 nell'Italia degli occhi?